Buongiorno e ben ritrovato da Marcello. In questo video parliamo di un argomento scottante, di quelli che spesso vengono affrontati in modo molto superficiale o addirittura non toccati. Parliamo del rischio. Il rischio è qualcosa che esiste in ogni mestiere, ma nel trading online, nel nostro mestiere di speculazione finanziaria, è ancora più evidente perché abbiamo a che fare con il rischio tutto il giorno. Noi diamo una dimensione, il trader dà una dimensione al rischio costante che è definito o definibile in tanti modi. Una delle chiavi principali nel concetto di rischio è che spesso e volentieri si sottovaluta il suo impatto e la sua importanza. Però in questo video voglio stimolare la tua attenzione su alcuni concetti. La prima cosa che ti viene in mente quando si parla di rischio qual è? Il rischio naturalmente di un'operazione. Il rischio di un'operazione come lo puoi misurare? Col tuo stop loss. Mi dici, va bene, entro sul DAX, sul Bund, su S&P, qualsiasi cosa sia, e misuri, o meglio dai una dimensione al tuo rischio di operazione pari a, non so, 100 euro, 50 euro, 1000 euro, quelli che sono, non ha importanza. Questo qui è un rischio che tu definisci in maniera soggettiva ed è un valore economico che in un certo senso non ti fa stare male, o meglio dovrebbe essere così. Prendi lo stop loss e dici, va bene, ho preso lo stop loss, fa parte del mestiere, non mi distrugge. Naturalmente può essere 100 euro, 1000 euro, 50 euro, e questo dipende dalla tua valorizzazione in portafoglio. Però c'è una cosa che ti voglio stimolare a seguire, e seguimi su questo ragionamento. Andiamo a vedere come si comporta la mente quando abbiamo a che fare con il rischio. Immaginiamo di entrare in posizione sullo strumento X. Questa qui è la linea del tempo e dello zero del PL, quindi del profit and loss. Al tempo zero compri una più una qualsiasi cosa sia, un bund. Ok. Il mercato parte, a un certo punto il mercato arriva che guadagna, non so, 200 euro. La tua posizione guadagna 200 euro. Adesso qua ti chiedo, qual è il tuo rischio? Prova a riflettere qualche istante. Il tuo rischio non l'hai definito, perché non hai ancora uno stop loss. Immaginati di avere uno stop loss di meno 500. Qual è il tuo rischio? Tu dirai, beh, il mio rischio sono 500 euro, che è il valore del mio stop loss. E questo qui è il primo inganno mentale. Il tuo rischio non è 500 euro, il tuo rischio è dato da 200 più 500. Immaginati di fare una fotografia della tua posizione a questo livello qui. Il tuo rischio è 700. È ben diverso da dire 200 euro. E qui siamo di fronte al primo paradosso, cioè più guadagno latente hai in portafoglio, più aumenta il tuo valore del rischio. Che è un controsenso se ci pensi, però è la realtà dei fatti. Il rischio di prendersi un movimento, uno stop loss contrario, in questo caso è misurabile in 700 euro. Quindi il rischio lo misuri come potenzialità di movimento contrario verso lo stop loss della tua posizione. In questo caso è 200 euro, bene, il mercato per qualsiasi strana ragione torna giù come un proiettile, taglia lo zero e arriva e si stabilizza, che ne so, a meno 200. A questo punto, spesso e volentieri, che cosa succede? Sul book si comincia, o sul grafico, si comincia a vedere la posizione vicina, ascolta bene queste parole, vicina allo stop loss. Mancano 2 tick, 3 tick, 4 tick, 5 tick, 10 tick, la vedi lì, quant'è il tuo stop loss? E qui scatta l'inganno del cervello, perché il tuo stop loss il cervello lo vede e lo gestisce ancora come la quantità di tick che ti mancano allo stop loss. Prova a riflettere se questa è una cosa che ti è successa o non successa. Difficilmente quando si entra nella fase negativa si riesce a dare una misura, o meglio, il trader riesce a dare una misura immediata sulla quantità di stop loss in termini economici che rimane prima di toccare lo stop loss.
Quindi il ragionamento qual è? Quanto ti manca? Quanto è il tuo stop loss adesso? 10 tick. Ma 10 tick magari sono ben diversi dai 500 euro iniziali che tu stai già perdendo. Quindi capisci che il tuo cervello si concentra in maniera molto più precisa sui numeri che ha a disposizione, che sono quelli che traggono, di cui il cervello può trarre vantaggio. Perché il cervello naturalmente sceglie tra le due soluzioni quella più accomodante. Bene, a questo punto si creano due problemi di fondo. Il primo è la testa e la mente comincia a concentrarsi sullo stop loss e non sul risultato. Ok? Questo istante qui è delicatissimo perché ti metti in una situazione di dire spesso e volentieri, questo credimi succede, vado a toccare e a gestire il mio valore di stop loss in maniera anticipata. Cosa significa? Che magari esco prima dall'operazione perché vedi che sei a, non so, meno 300, meno 350, meno 400 e lo stop a 500, la prima cosa che ti viene da dire qual è andato tutto in vacca, bene, buon, chiudo l'operazione. Errore? Errore perché se il tuo stop loss è oggettivo, così come deve essere, e questo lo sai perfettamente perché io faccio analisi dei volumi, con i volumi tratto dalla mattina alla sera con Ticker Explorer, che è la mia piattaforma, e ho spiegato in diversi video come gestisco lo stop loss e perché deve essere oggettivo e precisissimo. Ma indipendentemente da questo, il primo errore è dire bene, il mio stop è lì vicino, chiudi in anticipo e vai, finito. Eh no, qui non hai rispecchiato, non hai rispettato il primo criterio fondamentale. Secondo criterio, quando l'operazione è in perdita è molto 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 frequente vedere le mediate. Mediare significa assumere consapevolezza che la tua posizione è in perdita, che hai commesso un errore. Allora io mi chiedo, ha senso questo? Onestamente, oggettivamente no. Anche perché nel momento in cui si va a mediare un'operazione, si aggiunge inevitabilmente del rischio all'operazione, che per forza di cose diventa difficile da quantificare. Solitamente questo succede che quando si fa la mediata viene messo il secondo contratto, terzo, quinto, quello che sia, di stop loss sul livello originario. Ma se sul livello originario avevi definito in maniera oggettiva un valore di rischio e sai perfettamente che lo stop loss è oggettivo, quindi è molto probabile che rotto quel livello di prezzo il mercato faccia un'accelerazione anche brusca, ma perché infilarsi in una situazione del genere che a tutti gli effetti è un cul-de-sac? Bene. Quindi questo è il motivo per cui il concetto di stop loss e di posizione negativa è devastante, è mentalmente devastante. E credimi, tanta gente, tanti trader, tanti anche trader di, voglio dire, più vaccinati, cadono in questo meccanismo mentale prima o poi, proprio perché non riescono a metabolizzare, a contestualizzare il concetto di rischio. Prova a pensare a quello che abbiamo detto prima, più guadagni e più perdi. Beh, insomma, o meglio, più guadagni e più il tuo rischio aumenta. Questo qui è un approccio che al trader retail solitamente non viene inculcato, ma è la base dell'allocazione dei portafogli. Tu sai che io arrivo dal mondo istituzionale, questi concetti mi sono stati imperniati, mi sono stati radicati nella testa e nella mente fin dal tempo zero, perché fa parte proprio della valutazione del rischio. Cioè tu fai una fotografia e dici qual è il mio rischio? Il mio rischio è lo stop loss. No, non è lo stop loss. Il tuo rischio è la capacità del mercato di muoverti contro e in questa fase il cervello entra, la testa, la mente entra in una situazione di sofferenza che poi innesca tutta una serie di meccanismi. Come gestisco io queste fasi? Personalmente utilizzo uno stop loss dinamico, ma questo l'hai già visto, lo puoi vedere anche dai video che trovi qua sopra in descrizione, fatti sia sul Bund che sull'S&P che sul Nasdaq. Io seguo la posizione e lo stop loss in maniera oggettiva, lo sposto vicino al prezzo senza una regola prefissata all'inizio in termini di tick o quantità economica, semplicemente lo faccio seguendo il mercato e seguendo lo sviluppo e la dinamica del mercato, quindi vado a prendere
io voglio un poco, vado a prendere i punti di concentrazione, vado a prendere tutta una serie di informazioni che sono ben visibili con Ticker Explorer, quindi seguo la mia posizione e mantengo, diciamo così, una gestione attiva e conservativa del mio valore dello stop loss. Bene, a questo punto io spero che questo video possa esserti di interesse, che ti sia stato illuminante e soprattutto di stimolo per alcuni concetti che spesso non vengono toccati. Ti saluto, ti auguro una buona giornata insieme a Brontolo, insieme al mio antisfiga che quest'anno ho deciso che sono i salami. E cosa dire, buon proseguimento, ricordati di iscriverti al canale YouTube di Quantirica, di attivare la campanellina per essere avvisato quando pubblico i nuovi video. E niente, buon proseguimento da Marcello.